ci hanno insegnato che la terra è tonda e blu, ma allora i pochi sono quelli con la testa in su, tutti gli altri sono forse messi di traverso, o addirittura sono con la testa in senso inverso. Ci hanno detto che i fiumi scendono sempre verso il basso, che partono in montagna e vanno verso il mare come un razzo. Se da una parte scendono, però vien da pensare che dall'altra non possano far altro che salire. Ci hanno insegnato dove il nord, il sud, il nord-est, e anche l'ovest, il sud-ovest e pure l'est. Ma da quale punto fermo tutto ciò? L'universo non è certo la bussola per ciò. E con la pioggia allora come la mettiamo? Dai, non vale. Se da una parte scende, dall'altra forse sale. Da una parte guardiamo le nuvole alzando gli occhi al cielo. Non dirmi che dall'altra dobbiamo guardare in basso, non ci credo. Se dagli alberi la frutta matura da una parte cade in terra, non è che dall'altra salga in cielo, stento a crederci davvero. O se la verdura da una parte si semina all'ingiù, dall'altra è molto complicato, devi seminarla in su. Mangiare da una parte è più difficile senz'altro, e immagino anche fare qualcos'altro. Dall'altra parte però ti ubriachi facilmente se non ti siedi, perché l'alcol scende nella testa e non nei piedi. Mi han consigliato di consultare un vocabolario in realtà e cercare sulla G la parola gravità. L'ho trovata è molto grave, avevo ragione anche di più, che quasi metà della popolazione viva con la testa in giù. Sì, però, allora come si spiega? Perché sotto le pigne cadono nel cielo? E anche le pecore allora camminano all'insù. Quando nevica giù, le piste sono in cielo, e se quassù il nord è a nord, laggiù dov'è? E perché sul vocabolario alla voce gravità c'è scritto condizione che desta preoccupazione o annuncia pericolo? Boh.